A tutti io ringrazio per l'invito e porto il saluto del Partito Socialista a questa importante assemblea. Non sono solo, siamo in tanti socialisti in questa sala, perché siamo interessati a l'iniziativa che è proposta da sé. Innanzitutto un saluto particolare al nostro consigliere regionale, al consigliere regionale della provincia di Frosinone, Daniela Bianchi. Noi abbiamo letto con grande attenzione e con compiacimento la nota di presentazione di questa assemblea, perché Selle dice: noi siamo interessati ad insistere sulla strada di una sinistra riformista di governo a vocazione europea. Questo dimostra che le nostre strade sono assolutamente parallele. Non a caso, proprio in questa sala, Nazareno, Gaetano, Valentina e tanti altri che erano qui lo ricorderanno. Il Partito Socialista nel settembre del 2011 organizzò un convegno con la partecipazione dell'attuale capogruppo di SEL alla Camera, Gennaro Migliore, che era basato sulle parole che Nichi Vendola aveva pronunciato proprio in quei giorni: cambiare l'Italia, a cominciare dalla sinistra che dovrà legarsi sempre più alle famiglie progressiste d'Europa a partire da quella socialista. È passato qualche tempo e adesso abbiamo una novità in più, una novità importantissima che è stata annunciata dal vicepresidente della regione nel suo serio intervento, e cioè che Sinistra Ecologia e Libertà ha deciso di aderire al Partito Socialista Europeo. Questa è una cosa di grandissima importanza, soprattutto in vista delle elezioni europee del prossimo anno. Elezioni europee del prossimo anno, per la prima volta ci sarà l'indicazione sulla scheda del Presidente della Commissione Europea, e lì sarà il nodo, perché noi voteremo il socialista, si parla di Schulz, il candidato socialista, e i conservatori, quindi i progressisti, i riformisti voteranno il socialista, i conservatori voteranno quello che sarà indicato dal Partito Popolare Europeo. E allora da questa tribuna io dico che bisogna andare avanti. Noi con Nazareno, con Gaetano, con i compagni di SEL di Ferentino, con Fabio e i compagni socialisti di Ferentino, abbiamo fatto un passo importante in queste elezioni amministrative, perché nel comune più significativo politicamente, perché è l'unico comune in cui si vota superiore ai 15.000 abitanti di questa tornata amministrativa, Ferentino, presentiamo non a caso a sostegno del candidato sindaco PD che ha vinto le primarie, Antonio Pompeo, una lista che reca i simboli di Sinistra Ecologia e Libertà e del PSI con la importante dicitura per il socialismo europeo. E allora dobbiamo andare avanti. Per il prossimo anno ci dovrà essere sulla scheda la lista per il socialismo europeo, e io mi auguro che oltre ai compagni di SEL, socialisti eccetera, ci siano anche i compagni del Partito Democratico. Se questo è il senso delle tue parole, che io ho apprezzato molto, dice: non ci interessa qualche voto in più se poi dobbiamo regalare il paese a Berlusconi. Quindi questo è il lavoro che noi dobbiamo fare, è un appuntamento importante, perché si tratta, ecco, questo momento ci dà una grande occasione politica, un'occasione di grande svolta, perché l'Italia torni ad essere un paese politicamente normale, perché è l'unico paese tra quelli d'Europa in cui ci sono degli schieramenti assolutamente anomali. Lo dimostra il governo che è stato formato in questi giorni. Letta è andato in giro per l'Europa, lo guardavano tutti con sconcerto, perché la gente non si rende conto, dice: ma che avete fatto? Insomma, quindi non è una cosa molto comprensibile, anche se degna, perché figuriamoci, noi rispettiamo tutt'anzi in questo momento un governo per dare una mano alla regione, alle cose nostre ci vuole, ci mancherebbe altro. Però noi dobbiamo tendere ad altro, dobbiamo costruire una sinistra riformista di governo a vocazione europea, una sinistra che venga rispettata in Europa. Ci auguriamo che il candidato
socialista alle elezioni europee diventi presidente della Commissione europea, in maniera da cambiare l'Europa, in maniera che l'Europa non sia più l'Europa dei grandi capitali, ma l'Europa della gente comune, un'Europa aperta alle esigenze dei più deboli. Io mi fermo qui sottolineando soltanto l'importanza della tua presenza, caro vicepresidente della Regione, perché noi siamo una provincia che ancora soffre, perché noi siamo la provincia che è la provincia di Fiorito, e questo è un peccato originale che noi paghiamo, noi discutevamo poco fa con i campani di Anagni, e quindi paghiamo in un certo qual modo un prezzo che si è visto, insomma, anche in questi mesi in cui, insomma, in qualche modo siamo stati poco considerati come provincia di Frosinone. E allora quello che, di cui noi abbiamo bisogno, poiché la provincia di Frosinone è fatta, la stragrande maggioranza della provincia di Frosinone è fatta di gente per bene che non può pagare le colpe di pochi sconsiderati, abbiamo bisogno della tua presenza, come della presenza di Daniela, della presenza di Zingaretti, che è stato già qui per le frane, della tua sensibilità, perché i problemi sono tanti, ne hai vissuto qualcuno poco fa con la questione della multiservizi, perché poi governo di centrosinistra, quando c'è il centrosinistra, i problemi sociali almeno li affronta. Adesso ho parlato con la multiservizi, con la video, con le terme di Fiuggi. Ti voglio dire solo questo: fino a che c'è stata l'amministrazione comunale di centrosinistra al comune di Frosinone, qui c'è il presidente dell'Ordine dei Medici, che era poi segretario del comitato cittadino del PD di Frosinone, quindi buon testimone, i lavoratori, a costo di rischiare di mandare in fallimento le casse comunali, noi abbiamo impedito che venissero mandati a casa i lavoratori della multiservizi. Abbiamo detto: meglio fare in meno un'opera pubblica piuttosto che mandare a casa centinaia di lavoratori. Purtroppo il centrodestra, ecco la differenza, il centrodestra ha un'opinione diversa. Ha vinto il centrodestra la provincia, 84 lavoratori della multiservizi che potevano essere salvati sono stati mandati a casa, vince il centrodestra al comune di Frosinone, i lavoratori della multiservizi vanno a casa. Ecco l'importanza della politica, non siamo tutti uguali. E quindi questo è il discorso. Ecco perché da questa sala e dalle manifestazioni che ci saranno successivamente, molto opportuna quella dell'11 maggio, dobbiamo ripartire per una sinistra, per creare appunto una sinistra forte, riformista, di governo a vocazione europea, che risolva i problemi soprattutto del lavoro, che abbia un'attenzione particolare per le questioni ambientali, che è un fatto fondamentale, e che sappia individuare con chiarezza una scelta politica di fondo per la crescita economica e occupazionale di questa nostra nazione, per il terzo millennio, che io penso debba essere la valorizzazione delle attività turistiche, culturali e ambientali, perché il nostro petrolio sono le bellezze naturali e i beni culturali. Un paese che dimentica le sue radici, quello che è un paese che è destinato a non progredire. Grazie dell'invito e auguri di buon lavoro. Grazie Gianfranco.